All'inizio è faticoso. Speriamo che non si sbagliate le calze. All'inizio è faticoso. Poi dopo un po' ancora più faticoso. Il mio obiettivo è di arrivare da Papa, sopportando la mia croce, il peso che c'ha è tanto, poi esatto. Io c'ho un'associazione di ragazzi di recupero, ragazzi dai carceri, ragazze madri, famiglie bisognose. Sto cercando di creare qualcosa di più. Mia, mi sembra che sto mangiando gelato. Sai quei bei gelati a fragola? Capisci che stai facendo qualcosa di buono, perché riesci a capire il significato e lo fate corte. Ma all'inizio me ne freghisti, come se fossi nei ciechi. Poi dopo è iniziato quelli là che ridono, come si dicono scemo, guarda quello con la croce dove sta andando. Poi da iniziando da questi paesini qua ho trovato tanto affetto e tanto calore, ma veramente. Rispetto a tutte le religioni, Dio è uno solo, te l'ho detto, e io ovviamente io sono nato con Gesù, a me sono nato con la croce. Ho pensato solo quanta strada c'è davanti, quanto mi trovo in quelle vie desertiche pure lunghe, che poi ho capito una cosa, lo dico a tutti quelli là che fanno pellegrino, oppure quelli là che vanno a fare le marce, voglio guardate in terra, non guardate mai avanti, perché se vedete la strada vi stancate prima, ma se guardate a terra, quando ci battete con la testa dici sono arrivato. Ho dormito in un cimitero, in una campagna, in mezzo ai cassonetti, dove cercavo di pane. Dimmi. Per loro vado, non vado solo per me. O se no mi portavo solo sta croce qua. Andavo autostop. Ma mi porto questa croce pesante perché quando arrivo dal Papa si deve capire il peso qual è, e di tutti. Non perdere quei giorni che puoi stare vicino alla persona cara che ci sei, fino all'ultimo giorno, perché ti spiego, io ho perso mio padre per quello che sto creando io. Mi chiamava, tuo papà non sta bene, torna a casa, tuo papà non sta bene, vienilo a trovare, fatti vedere prima che tuo papà dopo non ti vede più. Io che ho fatto? Come ambizione, per tenere l'associazione e i ragazzi, a mio padre sono andato là che era in bara. Dimmi che senso ha. Il senso di muovere il mio cammino, sai qual è? Di ottenere qualcosa. Perché muovo, c'ho solo l'amore dei miei figli, della mia famiglia e tutti i ragazzi. Però quando torno a casa, perché sai quanto tempo sono mancato da casa quando sono stato in carcere? Sto pensando così. Che sto lontano, non posso soffrire un mese, due mesi, sono stati anni lontano, che mo pure sono un mese lontano da casa, però andrò per qualcosa.